Allora, ciao a tutti, questo come vedete dal titolo è un video decluttering che non ho mai fatto e il decluttering si tratta di buttare via praticamente il superfluo. Come sapete sono andata nella casa nuova, mi sono rimaste praticamente da sistemare due scatole che mi sono rifiutata in questo mese che abitiamo qui di sistemare perché non c'avevo più voglia, però diciamo è venuto il momento visto che sono in ferie e sono zoppa con la gamba. E cioè avevo queste due scatoline, ma da quando ancora abitavo con i miei, e c'erano dentro tutte le prime creazioni in fimo, tutte robe vecchissime che non ho mai avuto dopo il coraggio di riguardare, vedere se c'era qualcosa da buttare via, eccetera. E direi che è arrivato il momento, anche perché le scatole sono lerce, quindi è anche ora di dargli una bella lavata. Quindi ho pensato di fare questo video insieme, vediamo un po'. Ci sarà un sacco di cose da buttare via. E vediamo insieme. Allora, iniziamo da questo qui. Vediamo il primo cassettino che cosa c'è. Allora, qui abbiamo tutte delle cose in resina. E queste quindi non dovrebbero neanche essere qui. Quindi, allora, le cose che sono decenti. Direi che qui sono abbastanza cose decenti. A parte questo che. Mi sa che l'avevo fatto con uno dei miei stampi, perché come vedete è mezzo farinoso quando facevo gli stampi con la gomma siliconica. Il resto sono tutti dettaglietti, cuoricini, robe varie, il Pac-Man. E questi qui li devo mettere nella mia scatola di tutte le cose in resina. Quindi questi li teniamo un attimo a parte. Sono partita dalla confezione. Quella messa meglio. Poi anche qui abbiamo tutte che ne ho messo questa busta, tutte delle cose in resina. Era lo stampo, sì, quello delle gemme, che adesso praticamente è andato a farsi benedire perché l'ho talmente usato che si è opacizzato del tutto, quindi ci sono tutte le varie gemme, quindi anche queste, cuoricini. Le varie cose, queste le andrò a mettere dopo nella scatola, quindi svuotiamo anche questa. Poi vediamo un po' cosa abbiamo. Ah, ok, ci avevo anche quelle cose di cui ero fierissima di sta cosa qui, vabbè, lasciamo perdere. Quando lavoravo il fimo che facevo questa sorta di cabochon e appunto in fimo facendo appunto questi ciondoli per collane e un po' in stile etnico, roba così, io ero fierissima perché mi piaceva un sacco, era molto rilassante. Infatti ci abbiamo questi, adesso questi li metto da parte per parliamo di fimo, quest'altro qui in stile molto marino. Quest'altro. Ah, guardate cosa ho trovato. Questi qui non c'entra niente. Questi piedini erano per tenere in piedi il telefono. Adesso non so se è adatto anche al mio. A questo nuovo che ho. Però questi li atteniamo, li vediamo se vanno bene. Abbiamo qui altre gemme. Questi sono, non è una gemma, questa la butto via. Altre gemme, gemme, le gemme le mettiamo via. Non capisco perché sta cosa non l'ho fatta a suo tempo. Poi qui c'ho un anello fatto in resina con questo cuoricino molto semplice. Le gemmine le mettiamo via. Ovviamente non butto via niente, in poche parole ho già capito l'andazzo quale sarà. Abbiamo anche i fiocchetti, mettiamo via, via. Questo lo butto perché è mezzo sgangherata. Poi abbiamo quest'altro anello. Gemma, cuoricini. Non ce la faccio. Vabbè, lo prenderò dopo quando mi riviene su. Poi
abbiamo tutte le cose in fimo. Questa qui con questo stampo che adoro, della stamperia. Ho fatto questo. Questa fibetta. Questo qui. Poi altre basi cameo fatte così. Questa è metà con la resina e sopra ci ho lavorato col fimo. Questo qui dovrebbe essere in fimo, che è il brattolino del miele. Quest'altro anche metà resina, metà fimo, idem questo. Mi piaceva un sacco fare queste cose, non chiedetemi il perché. Quest'altro uguale. Quest'altro, adesso questi qui li tengo da parte. Non ce la faccio a prendere sta gemma, ok, presa, a posto. Questo qui. Dovrebbe esserci la coppia, una volta c'era. Vabbè, questo me lo sto tenendo in mano da 3 ore. Poi questi altri così, quindi filmo di qua. Questo cookies, che penso che sia il primo cookies che ho fatto. E questo muffin cupcake. Ok, e abbiamo svuotato. E poi qui abbiamo anche qui tutte varie altre cose, tutta resina, cuoricini, era tutto più o meno un sacco di roba di quello stampo dove c'era appunto le gemme. Era uno dei primi stampi che andavano della resina, quindi li mettiamo tutti qua. E direi che il primo cassettino l'abbiamo sistemato. Adesso questi qui li vado a mettere tutti nella scatola delle varie cose in fimo, scusate, in resina, e questo gli vado a dare una sciacquata. Prima di partire con l'altra scatola, voglio far vedere come ho sistemato questa qui, quella verde che abbiamo svuotato. L'ho tutta ben ripulita e visto che all'epoca l'ho presa verde perché avevo la camera tutta in verde. Questa qui la metterò, presumo, in bagno. E dentro questi cassettini ci andrò a mettere o il make up, adesso devo scegliere, e lo metto dentro la specchiera, oppure gli smalti. Adesso vedo un po', comunque l'ho colorata tutta con lo spray acrilico azzurro, ed è venuta molto bene. E quindi me la tengo così. E se ci metterò gli smalti o comunque il make up, volevo decorarla, se li trovo tra i miei vari stickers, qualcosa a tema appunto. E nel caso comunque vi faccio vedere il risultato. Quindi l'ho rimodernizzata, diciamo rinnovata. Poi andiamo a aprire questa qua, che è quella che mi preoccupa di più. Allora, primo cassetto, come vedete c'è il mondo dentro, ci sono anche cose che ho avuto in qualche giveaway, ma vi parlo dei tempi proprio all'inizio, quando ho praticamente aperto il canale, ci saranno un sacco di cose da buttare. Allora, c'erano questi orecchini che mi aveva fatto una ragazza e ci deve essere anche l'altro, e quindi adesso questi qui li vado ad appendere. Mamma mia, questi qui con le borchiette, questi li appendo. Poi dovrebbero esserci tutte le varie coppie, in teoria, in pratica no. Comunque, allora abbiamo questo carino, questo cupcake, un muffin a mo' di pan di stelle, anche questo lo tengo. Poi c'avevo qui degli orecchini, ma vedo che sono tutti spagliati, incollati. Perfetto. Ok, questo è da buttare. Uno. Poi orecchini in fimo, volevo vedere un attimo se c'erano le coppie. Questo è un anello con una delle prime, se non erro, Kane,
che avevo più o meno fatto col fimo. Quindi, ripeto, tempi antichissimi. Questo qui che è una base cameo bianca e nera. Questo qui è qualcosa che sicuramente ho ricevuto in un giveaway. Poi abbiamo delle cose fatte con gli Ama Beads. Le due, come si chiamano, ciliegine. Cioè, guardate, mi si è incollato tutto. Anche questi fimo, ma con lucido mi si sono praticamente appiccicati. Adesso li butto. Questa era la coppia dell'altro orecchino, ma mi si è rotto, quindi butto via anche questo. Qui ci saranno un po' di cose da buttare. Questo è un altro paio di orecchini che ho avuto sempre in un giveaway, che è una cosa molto molto carina da utilizzare per con le lattine. E poi di solito chi per Lina la conteria ce l'ha a go-go, e molto spesso queste perline qui che non hanno una misura precisa, si accumulano e non si sanno come utilizzare. Questa qui è una cosa veramente molto carina, quindi questa la andrò a appendere tra i miei vari orecchini. Poi abbiamo, mamma mia, si è appiccicato tutto, ma chissà perché, c'era questo anello in fimo, vedete, a fuoco, così tutto bello appiccicoso, lo butto. Anche se sono riuscita a sistemare alla fine ben poco, perché speravo di buttare via più roba, però dopo io non ce la posso fare. Ci tengo alle cose, tutte le cose di giveaway, letterine, io non butto via assolutamente niente. E adesso dai, sistemo queste cose e poi vi faccio vedere se faccio anche qui qualche modifica alla cassettina. Allora, le ho sistemate tutte e due. Come vedete, questa qua l'ho decorata con questi stickers e a tema make up, quindi la bocca a significare rossetto, la mano delle unghie, ho messo gli occhi come a dire del rimmel, uno spray, il rossetto, e poi ci ho decorato con queste perline. E qui ci andrò a mettere un po' matite, mascara, queste robe qui, quindi lo metto in bagno. E in questa scatolina qua ho messo praticamente gli smalti che sto usando in questo momento, che mi trovo bene, che sono quelli che ho preso da Avon, che vi ho fatto vedere nell'ultimo video, che sono quelli ad asciugatura rapida, e mi sto trovando veramente bene. Più quelli lì di cui vi ho parlato, della Devore, che vi avevo fatto anche vedere, questi qui della formula quella bio estiva, che mi piacciono tanto e sono anche molti duraturi, quindi questi che diciamo uso regolarmente li tengo qui, dopo ho una scatola con tutti gli altri e poi appunto qui ci vado a mettere le altre cose, quindi questa va in bagno. Quest'altra non sono andata a decorarla, a parte che non sono riuscita a pulirla proprio perfettamente, ci sono delle macchie che non vanno via. Come vedete qui c'è già una texture, quindi non gli ho attaccato niente, e sotto io ho lasciato qui tutti i bigliettini di voi. Qui ho messo gli anellini, quelli che sono rimasti, qualche orecchino che devo sistemare, e il gufetto, e questo portachiavi di Tiger che ho fatto con il kit di cui avrete visto il video. E qui sopra invece ho messo tutte le varie cosine che mi sono rimaste in fimo, tutte quelle rovinate le ho buttate via. Poi qualche cosa degli altri orecchini. Li ho messi qui, che è questa che vi dicevo che è il mio portorecchini che ho fatto io, e vi ripeto, vi metto il link del video. E poi c'ho qualcosa in quest'altro portorecchini fatto a cuore, quindi ho aggiunto qualcosina anche lì, insomma. Niente, questo decluttering è finito, ce ne sarà un altro riguardante quelle scatole lassù, che sarà un macello, c'ho proprio il terrore, quindi penso che staranno per molto tempo lì. E vabbè, questo è tutto, spero di avervi fatto un po' compagnia con un video diverso e ci vediamo presto. Ciao ciao!